Ciao ragazzi, siamo finalmente arrivati dopo un viaggio di 3 ore e mezza al nostro agriturismo. Abbiamo una stanzetta piccolina ma molto accogliente, molto ben pulita, molto ben attrezzata. Adesso vi faccio fare un giretto e ve la faccio vedere. Poi nei prossimi giorni faremo anche un giro qua fuori e comunque dove andremo a visitare e vi faremo vedere tutto quello che c'è. Allora, come vedete alle mie spalle c'è la porta d'entrata. Si tratta di un monolocale, chiaramente c'è il letto e l'armadietto col tavolino dove si può mangiare, tutto nella stessa stanza, insieme a questo bellissimo cucinotto attrezzato con i piani induzione. Comunque ho già guardato, dentro c'è praticamente di tutto, tutto quello che vi serve: piatti, bicchieri, posate, pentole. Quindi io e Aurora siamo molto diciamo che ci portiamo sempre dietro il sovrappiù, perché non sappiamo mai nei posti dove siamo mai andati se c'è tutto o meno. Qui, come vi dicevo, c'è il tavolino dove si può mangiare, lì c'è Maggie spiaggiata che sta prendendo il fresco, e qui c'è il letto matrimoniale dove ci si dorme. È un posticino piccolino ma molto accogliente. Qua fuori, come vedete, fuori dalla finestra abbiamo la vista dei vigneti che fanno parte di questa azienda, che dovrebbe essere un'azienda vitivinicola. Qui abbiamo il nostro bagnetto, che anche questo qui è piccolino, però è attrezzato. L'unica cosa che manca, ma avevo già visto dal sito internet, perché prontando con Booking ci c'erano delle foto molto aggiornate, che mancava il bidet. E chiaramente magari è per problemi di spazio, comunque essendo una struttura ristrutturata magari non hanno potuto aggiungerlo, però sul sito era ben visibile la mancanza del bidet. Abbiamo il nostro lavandino, la nostra doccia e chiaramente il bagno, con il nostro finestrotto. E di qua abbiamo tutto quello che ci hanno lasciato anche tutti questi prodottini, quindi saponi, bagnoschiuma da fare la doccia, gli asciugamani e tutto quello che ci serve. Eccoci ragazzi, ci stiamo addentrando nel bosco. Guardate che bei boschi che ci sono qua. C'è semolino e anche Maggie, stanno già nasando dappertutto. Ciao ragazzi, siamo arrivati al lago di Lasses. È un laghetto piccolino, però è uno dei 3 laghi più grossi che ci sono qua nella zona. Adesso vi facciamo vedere un po' com'è qui. È bellissimo perché comunque ci sono anche le paperelle, vedete le mie spalle. Adesso vi faccio vedere un po' la zona e com'è il laghetto. Thank you.
più, ragazzi, siamo al Lago delle Piazze, un altro laghetto vicino alla nostra posizione, anche questo molto bello. Ragazzi, guardate, siamo immersi nella pineta sopra il lago. Ci sono anche questi sentierini che conducono all'interno del bosco. E poi la temperatura è fantastica, ci sono 20 gradi, cioè spettacolare. Ecco, ragazzi, i risultati delle nostre camminate su Sammy si vedono benissimo, è devastato, ha camminato tanto e si è divertito e dorme di schiena, invece Maggie ha ancora l'energia. E poi qua stiamo preparando, anzi Stefano sta preparando la cenetta per stasera. Un po' di verdurine, poi ci mangiamo degli hamburgerini. Gli hamburger di ceci e avena. Presi alla Lidl. Sono questi. E li proviamo stasera perché non abbiamo mai mangiati. Facciamo una cenettina così leggera, visto che è l'ultima sera qua, e poi ci sposteremo sul lago. Ciao ragazzi, stiamo andando al lago di Molveno, scendendo giù sul lago di Garda, così almeno abbiamo fatto un giro per andare a vedere altri due laghetti. E stiamo passando in questa zona, è spettacolare, adesso vi faccio vedere. Qui c'è anche Aurora che vi saluta, guardate che vallata. Questo, ragazzi, invece è il lago di Toblino, un altro lago meraviglioso, e là in fondo vedete c'è il castello sul lago, dove adesso dentro c'è un ristorante. C'è tutto questo viale che conduce al punto più caratteristico, che poi vi farò vedere, che è il castello in cui adesso c'è quel ristorante.